Come fare per non pensare sempre ai problemi? È una domanda da cui mi sono ispirata dal video precedente sulla pazienza. È una domanda che tra l'altro mi arrivano delle persone anche nei gruppi in cui sto insegnando. Come fare per non pensare sempre ai problemi? Innanzitutto ricordati che i problemi vengono da un tempo passato oppure futuro, quindi non del presente, che poi ti spiego cosa intendo. Come soluzione a non pensare e non starci sempre nei problemi, ho tracciato due validissime soluzioni. Innanzitutto, la prima, chieditelo: questo problema è mio o non solo? Perché spesso ci facciamo carico dei problemi degli altri. Vogliamo essere un po' i salvatori del mondo, quindi risolvere i problemi della moglie, marito, i figli, genitori, amici e di tutto il mondo. Attenzione, stop! Fermati e prenditi la tua fetta. Quando sei troppo incasinato o incasinata, prenditi la tua fetta, la tua responsabilità. È come una torta. Non è che si mangia la torta intera, non è che te la mangi tutta. Ti prendi una fetta e poi ognuno si prende la sua fetta. Ed ecco, è giusto così anche nelle problematiche. Poniti quindi questa domanda e lasciar spazio agli altri di prendersi in carico le loro responsabilità. Non sei tu il salvatore del mondo. La soluzione numero due riguarda appunto il tempo del presente. Quello che ti dicevo dall'inizio. Innanzitutto, per partire con questa domanda, devi fare tre bei respiri profondi. E ancora un altro dove tu lasci andare, dove entri nel mondo interno, dove entri in connessione con te stesso, con te stessa. E solo a quel punto fatti la domanda: questo problema in questo momento esiste? In questo esatto momento, non periodo della vita, attenzione, in questo esatto momento, che problema ho? Qual è il mio problema? Spesso le persone mi rispondono che non ho nessun problema in questo momento. Ecco, ci siamo arrivati. Se tu sei nel presente, non hai nessun problema. A tutto c'è soluzione, solo se stai nel presente. E quindi bisogna allenarsi più spesso stare nel presente. È quello che sto insegnando appunto nei gruppi, è quello che sto facendo con le persone negli incontri individuali, è quello che trasmetto per quello che posso attraverso il video. E quindi buon allenamento del presente. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e metti mi piace alla pagina BioGong. Io sono Bioricca Arhiri, naturopata bioenergetico, ed aiuto le persone a migliorare la propria vita, la salute, per viverla con passione, con pienezza e con gioia.